Salve ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 3 Vita Universitaria. Ok, la nostra simina tierangelista si è appena svegliata col suo pigiamino sexy e si andrà a cucinare qualcosa da mangiare, vero? Vediamo. Sì. Ok, mi pare un bel gufré o delle frittelle si cucinerà. E intanto il nostro Rhyton King, che da come potete vedere ha cambiato un po' il look, io ho cambiato. Vediamo, questa bella barba, ops, questa bella barba folta. Anche i capelli, se non ci avete fatto caso, sono leggermente cambiati. Niente di chissà che quanto diverso, ma sono diversi. E intanto ci è uscito corpo da celebrità, dovremmo per 4 ore allenarci. E intanto, frequenta una lezione, subito vai. Anche te che stai cucinando. Continua, cuoci e poi vai all'università prima che bruci tutto. Ok, mi dispiace, non puoi mangiare però. Devi andare all'università. Ok, corri. Ok, naturalmente sul lavoro a sodo, tutti e due. E nel momento che sono fuori facciamo delle piccole modifiche, cominciando questo qui, lo spostiamo qui, vero? Sì, questo qui lo spostiamo qui e questo qui lo spostiamo qui. Perché abbiamo fatto questo cambiamento? Perché ho bisogno urgentemente di una cacchio di televisione. Ok, non voglio spendere molti soldi, infatti compriamo questa televisione abbastanza economica, che è quella là dell'espansione di Vita Universitaria. E ci aggiungiamo anche una bella console, anche se non erro dovrei averle, però voglio comprare una console molto più costosa, la console 7, rispetto alla solita console che compriamo. Ok, io direi di metterla proprio qui. Vediamo se funziona. Sì, gioco online. Lavoriamo sodo. Intanto 5 ore di sonno disturbato per il risveglio un po' brusco. Infatti ha ragione. Vediamo un po', giusto per sapere. No, va a lezione, no. Volevo vedere un po' gli orari. Ok, il nostro sim dopo questa lezione è finito, quindi può tornare tranquillamente a casa con vediamo, inseriamo, fai la doccia, igiene, divertimento. Ok, il nostro blog assolutamente da portare avanti. Voglio raggiungere molti più, come si chiamano, molti più fan. I nostri seguaci devono aumentare tantissimo. Ok, ancora reti sociali, atti blog. Poi può giocare un po' online. La nostra tiara invece dovrà frequentare altre lezioni dopo questa, infatti. E non ha cibo a portata di mano, vero? Ok, magari puoi fare un salto a casa. Mangiare. Ok, segniamo. Corri. Intanto lezione di redazione al curriculum e tecniche di colloquio. Frequenta la lezione di redazione, certo. Ci sono cose che possono servire, magari dei vantaggi. Dove sta intanto? Eccolo qua. Frequenta la lezione di redazione, curriculum e tecniche di colloquio. Ok, dove sta? Che ci andiamo? Ah, dovrebbe essere questo, vero? Abbiamo così tanto in comune, mi piacerebbe conoscerti meglio. Ok, no, non penso che frequenteremo delle feste. Vedi che devi andare a lezione il prima possibile. Forse dovresti correre. Intanto pianificazione aziendale. Nuovo articolo 2309. Puntiamo al 2400 minimo. Ok, vai, pubblica. Ci arriviamo al 2400? Non credo.
Se perdiamo solo seguaci, a posto di guadagnarli, 2337, ottimo. Penso siano aumentati, quindi vai più 16 se non ho visto male. Ok, ok. Non male, dai. Siamo così tanto facciamo per il nostro blog. E il nostro sim ritorna alle sue vecchie abitudini con i giochi online che non poteva fare quando lavorava. Intanto lavora su un piano e presenta il piano aziendale in modo da aumentare. Ok, intanto la nostra grado sociale negli smanettoni è sempre di livello 10. Dovremmo anche allenarci e comprare altri albi a fumetti. Intanto anche noi possiamo fare le pianificazioni aziendali. Lavora e presenta. Ah, questo è lo studio a casa praticamente. Però non ho capito il fatto di frequentare la lezione di redazione del curriculum e tecniche di colloquio. Cioè, dove si trova? Vediamo un po'. Scuola d'arte? No. Edificio associazione studenti? No, era una di queste. È di economia. Frequenta la lezione di quadratura del bilancio. Frequenta la lezione. Ah, eccola qui. Costa 10 simoleon frequentarla. Perfetto. Intanto quando arriveremo al massimo del nostro rendimento scolastico all'università, chiederò dei punti omaggio. Intanto smetti di giocare, studia un po', vediamo, vai fuori, esci con il tuo modellino. Wow, che modellino ultra tecnologico. Ok, dai, allenati. Intanto c'è la socialità un po' bassa e direi di fare un po' di chiacchiera. Abbiamo un paio di SMS per fare fighi fighi, no? Amichevole. Vediamo lei invece SMS. Mirazione segreta. Invia anche un SMS a lei per amichevole. Intanto il telefono non deve squillare, quindi facciamo ignora la chiamata. Sì, che era partecipa alla festa, niente di importante. Ok, la nostra tiara si sta. Ok, dai. Basta, vai a frequentare la lezione. Ok, intanto il nostro sim si sta cucinando. Superare un esame è di sicuro una cosa che faremo. Infatti, la mettiamo tra i nostri desideri. Stai frequentando la lezione? Perché non la stai frequentando? Perché si è fatto troppo tardi, scommetto. No. Ops, sbaglio da mettere, se non erro. Lezione, redazione, curriculum. Eccola qui. Frequenta. Prego. Vediamo. Sì. È entrata, ok. 10 simoleon, sono pochi, quindi possiamo. Intanto utilizzeremo in questo episodio, come detto dal precedente, la nostra app. La nostra nuova app. Che si trova, vediamo, smartphone, reti sociali, app trasmogrificatore relazionale. E vediamo, intanto vediamo un po' le nostre relazioni con qualcuno non sono ottime. Intanto abbiamo una buona amica che era Elisabetta Landers, che è ex migliore amica. Si vede che la nostra relazione è sospesa. Alcuni sim sono molto basse. Chi sei? Professore Justin Kronk, economia. Ah, facciamo un po' gli scrocconi. Parla un po' con Tammy. Quel credito extra potrebbe risultare utile alla fine della sessione. Ecco perché ho deciso di utilizzare queste lezioni extra. No, Chiara, scusami. Devi. Ah, hai ragione, devi socializzare. Quel ragazzo allora poi. È un ragazzo o una ragazza? Una ragazza? No, dove sei tu? Ah, no. Sei tu? È al buio, non si vede. Carmelo!
Ciao Carmelo, entusiasmati, ok, socializza un po' con questo tizio strano. Gioca al G-Porto, no, accarezza il ventre, ah, è un lupo mannaro. Certo, non si vede perché stiamo all'oscuro. Intanto che cos'è questo? Qualcuno si sta esibendo? Anche la nostra tiara, non volevo specificarvi, che aveva anche lei le abilità di carisma. Animale da festa, ok. Socializza un po'. Ah, oh, accarezza il ventre. Chiedi credit extra. Solo il professore della tua specializzazione può offrire credit extra. Ah, è un professore. Intanto abbraccio lunatico. Io direi di tornare a casa. E potresti andare a dormire. No, in verità studiare. Ok, amicizia. Scegliamo il nostro sim, Rayton Key. Sorry. Scusatemi, sono i soliti rompipalle della Telecom che chiamano a casa, Wind, Vodafone, tutto il resto appresso. Ok. Mettiamo il nostro sim, continuiamo la nostra avventura. Disturbano sempre. Intanto cerchiamo quel tizio. Justin Kronk, eccolo qui, un conoscente. Nostro professore di economia. E noi diciamo che tu sei il nostro amico adesso. Wow, che camione che è passato. Ok. Andiamo nelle relazioni. Ok. E dov'è Justin Kronk? Eccolo qui, Justin Kronk, nostro amico. Invitiamolo. Per aumentare ancora di più la nostra amicizia. E certo, sarò da te fra poco. Tanto la nostra tiara sta ancora allo schiaffo lunatico. No, ti ho detto, facciamolo un po' studiare, dai. Presenta il piano aziendale. Intanto sta venendo il... Intanto ripuliamo casa. Sta venendo il nostro professore. Attualmente è nostro amico grazie a un'app. Ah, è un fatino! Anziano però, eh. Ok, facciamo saluto divertente. Giusto che... Grazie alle nostre abilità di carisma, vediamo. Si vede che è molto bravo. Intanto, ok, il nostro amico si può ben vedere. Congratulazioni per la laurea. Chiedi essere compino? No, chiedi della polvere. Ah, la laurea in mano. Pensavo ce la stesse regalando. Ok. Ci siamo fatti da intanto della polvere fatata. Non so il perché, ma l'ho voluta. Buffo. Mostra un filmato buffo. Ok. Vediamo. Facciamo un po' di colpo con il nostro professore. Intanto questa qua te la devi mettere addosso. Perché che ci fa qui giù? Cosa sono? Intanto, vabbè, amici, questo lo sapevamo. Amichevole. Chiedi extra, credito extra. Intanto la nostra sim ha preso il suo modellino. Ok. Cosa vuole? Abbraccio lunatico da parte di Elisabetta Landers. Valuta i saggi degli studenti presso il centro di amministrazione, sì, John. Ok, Johnson, sbagliato a dire, devi andare a dormire, ti ho detto Tiara. Ok, la mamma ti aveva detto di fare un'altra cosa. Valuta i saggi. Rayton King sta andando in un luogo che in gruppo non può raggiungere. No, facciamo la prossima volta. Buffo, mostra un filmato scurrile. Sì, non ci interessa della festa. Intanto che ci ha dato? Ho fatto una specie di magia, incantesimo. Speciale, amichevole. Abbraccio amichevolmente. Speciale, amichevole. Impara a conoscere. Cosa dicono di me? Ah, oh, questa è una cosa importante. Intanto è diventato un buon amico. Sì. Vediamo un po' in giro cosa si dice di noi. Ok, lunghe conversazioni. Ok, mi interessa sapere.
Oh no, Raton King è stato sorpreso con un altro simio e ha guadagnato la reputazione di tradit, sarebbe traditore. Ora farà fatica a ottenere fiducia. Ecco il perché non riusciamo a fidanzarci. Young Wasserman. Smanettone, Orson, già un how attimo was rabbia a he? fumetti. Ok, è diventato Beloved. di sicuro buon amico, Pasta, cavo amichevole. pasta. Chiedi può avere fatata no. Altro. La mente di questori, no. Indaga sul voto. Rulas a week ago? Sei fra i miei studenti migliori, Raiton. Se continuare così bene, passerai sicuramente l'esame finale. Ok, ci interessa tantissimo. Intanto ci hanno regalato un telefono. Ci hanno regalato un tavolo sentiero finto. È stato trovato. Ah, sta frugando nei rifiuti. Ma perché le dico una cosa e ne fa altre? Ma vuoi diventare a tutti i costi? Ah, ma perché è una cleptomane. Wow. Cleptomane. È molto utile questo, come si chiama, questo tratto. Possiamo un po' rubare. Presente, devo andare. Fra poco dovrò essere al lavoro. Uscire con te è molto meglio che per conto mio. Quando hai voglia di organizzare ancora, chiamami. Certo, sei un professore. Ah, intanto vai a fare il suo valuta saggi. Intanto la nostra sim sta trovando un sacco di cose. Uscita di gruppo, fantastica. Sì, Tiara, però quando torni a casa, prima cosa fatti una doccia assolutamente. Tanto sta trovando cose assurde, ma tantissime cose. Pasto veloce, yogurt. Ti fai un po' di pupù. E dormi. No, ho detto dormi. Ah, di sicuro potremmo riarredare casa. Basta che entriamo in modalità compra. Andiamo in inventario della famiglia. Guardate cosa ho trovato. Questo qua possiamo venderlo perché oramai la nostra sì. Ma cosa? Gabinetto. Abbiamo rubato un gabinetto. Abbiamo trovato. Vendiamolo. Questo non ci serve. Questo ci può servire invece. Mettiamo qui. Ops. Va bene qui. Un telefono non si può mai sapere. Una lampada ha trovato. Ok, la mettiamo di qua. Un tappeto, mettiamolo qui. Un quadro un po' grande. Giriamo. Non ci va da nessuna parte, vero? Ok, lo mettiamo di così. Vediamo un po' com'è questo quadro, giusto per vedere. Sì, abbastanza piccolo. Ok, direi che va bene, ha trovato molte gemme e vari metalli. Fa niente. Intanto andiamo a valutare i saggi. Controlliamo un po' accademia, abilità, no, relazioni. No, accademia, ho detto bene. Abbiamo già 30 di 48 crediti, quindi con questo qua siamo sicuri. Il credito extra potrebbe risultare utile a fine anno, ok. Vai a dormire. No, se non erro devi andare subito a lezione. Ah, no, 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 no. 10 giorni all'esame finale. Ok, vai a dormire. Il professore è stato molto utile con noi. Molto bravo. Difficile mantenere l'influenza di smanettoni non frequentandoli. Lo so, lo so, lo so. Ok, andiamo a dormire. Io direi che per questo episodio è tutto, ragazzi. Arrivederci!